Salve a tutti e a tutte, sono Virginia Mariani e prima ancora sono contentissima e riconoscente per aver ricevuto l'invito a partecipare a questo importante appuntamento e vi ringrazio quindi per la possibilità che mi date di condividere un progetto che mi ha vista protagonista e soprattutto docente di scienze, perché è grazie al lavoro che abbiamo svolto con i ragazzi e le ragazze, i volontari del nostro istituto, che scrivendo le biografie per Wikidia ho scoperto un universo femminile di donne valorose, talentuose, professionali e professioniste, che sì, da quando collaboro con Toponomastica Femminile ho iniziato a esplorare, ma questo progetto me ne ha dato ulteriormente la possibilità. E ora ve ne parlo subito. Il progetto è risultato vincitore con altri 14 progetti a livello nazionale ed è stato beneficiario di un finanziamento da parte di Wikimedia Italia. Il primo anno è stato completamente online su Wikidia, la Wikipedia, diciamo, 8-13 anni. Noi ragazze e ragazzi abbiamo conosciuto cinque scienziate di cui non si parla abbastanza. Abbiamo creato su di loro delle pagine su Wikidia, l'enciclopedia libera dagli 8 ai 13 anni. Come potete notare, oltre ai testi rielaborati, dopo consultazione di fonti cartacee online, sono stati inseriti disegni originali, ritratti realizzati proprio dai ragazzi e dalle ragazze e il più delle volte inseriti in Wikicommons, che è l'archivio delle immagini in Creative Commons. Il progetto combina scienza, arte e la creatività di ognuno e ognuna. Grazie alla professoressa Virginia Mariani abbiamo intrapreso un cammino, partito dalla storia e portato ai nostri giorni. Conoscere delle grandi donne in campo scientifico porterà valore nella nostra vita per la bellezza di ciò che è stato raggiunto grazie all'intelligenza e al sapere delle donne. E così, dopo il primo anno in cui abbiamo scoperto Ipazia, Trotula De Ruggero, Mary Henning, Ada Lovelace, Hedy Lamarr, e notato insomma l'entusiasmo, e ricordo che stavamo in DAD, ho pensato di ripresentare il progetto a Wikimedia Italia. È andata benissimo, così per il secondo anno, coinvolgendo una collega questa volta, abbiamo lavorato su altre scienziate non. Tra cui Amy Noether, Ellen Swallow Richards, Fabiola Gianotti, Luisa Spagnoli, Katherine Johnson, Amalia Ercoli Finzi, e inoltre abbiamo arricchito delle voci già presenti come quelle di Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Alda Merini, Samantha Cristoforetti. È l'esperienza davvero significativa che è andata ad aggiungersi a questa così entusiasmante è quella che state vedendo, una mostra con i ritratti che è possibile ora vedere dal vivo, i fumetti realizzati in particolare da una studente e poi il QR code che è possibile scansionare per andare immediatamente a leggere la biografia su Wikidia. La mostra, su suggerimento della professoressa Sara Sesti, che ci ha onorati e onorate della sua presenza in remoto durante la fine del progetto, quando abbiamo avuto la possibilità di presentare il lavoro alle famiglie, non più con un video online, ma proprio in un incontro in presenza nell'auditorium della scuola. Dunque, la mostra è stata intitolata STEAM, le protagoniste di una grande storia. E poi quest'anno è arrivato lui. Perché partecipiamo al festival? Ma perché riteniamo ormai insostenibile che non si riesca, o meglio, che non si voglia utilizzare termini come ingegnera, architetta, ministra, assessora, sindaca, quando invece viene semplicissimo utilizzare infermiera, parrucchiera, impiegata, operaia, maestra. Partecipiamo al festival perché riteniamo insostenibile passeggiare per le vie dei nostri paesi, nelle città e trovare intitolazioni esclusivamente dedicate a uomini, oppure statue, mezzi busti. Ma le donne nella storia locale, nazionale, mondiale non hanno mai fatto nulla. Come fa una bambina, una ragazza a immaginarsi scienziata, politica, esploratrice, fisica, medica? Se anche i libri di testo citano pochissime donne. Ecco perché partecipiamo al festival, perché crediamo nello sviluppo delle conoscenze, delle competenze, crediamo nello sviluppo delle pari opportunità per tutti e per tutte.
Dunque, dal 4 al 20 ottobre, ragazzi e ragazze, stiamo insieme, sempre su Wikidia, sempre con toponomastica femminile, ha creato nuove pagine, questa volta con un'attenzione particolare alle scienziate che si sono occupate di ambiente e di ecologia. Le donne scelte, tra le quali ci sono anche delle premio Nobel, sono state Barbara Mazzolai, Wangari Maathai, Rachel Carson, Susan Solomon, Diane Fossey, Jane Goodall, Vandana Shiva e Frances Hamilton Arnold. Con la loro determinazione, competenza e forza di volontà, le donne hanno scandito la grande lotta del movimento ecologista. Hanno portato avanti un punto di vista diverso, invitando alla mobilitazione e alla ricerca di soluzioni ai problemi. Bene, tra queste straordinarie figure femminili c'è Rachel Carson, una scienziata appassionata e una grande divulgatrice che ha dato inizio al movimento ambientalista. Carson è nata nel 1907 da una piccola famiglia di campagna nella Pennsylvania e da bambina, grazie alla madre, impara molto su campi e boschi. Non vi dico altro della sua biografia, magari scopritela appunto su Wikidia. Vado subito al suo libro, il famoso Primavera Silenziosa, che darà inizio al movimento ambientalista ed ecologista. Ma come ci arriviamo al libro? Una sua amica, Olga Owens Hutchins, le scriverà una lettera. Questa sua amica possedeva un santuario per uccelli e aveva notato che dopo che era stato spruzzato il DDT dal governo, beh, gli uccelli avevano cominciato a morire. E così Rachel inizia a scrivere a puntate il suo Silent Spring, Primavera Silenziosa, sul New Yorker dal giugno 1962. In verità, Rachel era già preoccupata sin dalla metà degli anni 40 per l'uso di questi fitofarmaci, in particolare per il DDT. Diceva: più cose imparo sull'uso dei pesticidi, più divento preoccupata. E quindi lavorerà su questo libro che esce prima a puntate, esplorando connessioni ambientali, scoprendo che nonostante il biocida abbia come scopo l'eliminazione di un organismo, i suoi effetti si risentono attraverso la catena alimentare e quindi per avvelenare un insetto si finisce per avvelenare altri animali e quindi gli esseri umani. Il libro verrà pubblicato il 27 settembre del 1962. Data appunto considerata di inizio del movimento ambientalista. E per questo lei sarà attaccata dalle industrie chimiche che addirittura arriveranno a spendere 250 mila dollari per far perdere credibilità a lei e al suo libro. Ma il presidente Kennedy istituisce un comitato scientifico consultivo e le analisi di Rachel erano assolutamente giuste. E quindi nel 1972 sarà il presidente Nixon a vietare definitivamente il DDT, e quindi produzione e utilizzo negli Stati Uniti. Silent Spring è il primo libro che ci fa riflettere e prendere coscienza sui danni che possiamo arrecare noi esseri umani all'ambiente, danni che poi ci ritornano. E mi piace concludere con una frase di Rachel Carson. Penso che come umanità siamo chiamati ad affrontare la più grande sfida della nostra storia, dimostrare la nostra maturità e la nostra capacità di padroneggiare non tanto la natura, quanto noi stessi. Grazie per l'attenzione.